Essere una giovane aristocratica romana significa doversi costantemente attenere a un determinato stile di vita, senza mai trasgredirlo. E vi assicuro che ad un certo punto il pensiero di non poter deludere le aspettative di nessuno diventa quasi un'ossessione e ci si sente in gabbia. E allora bisogna a tutti i costi trovarsi una via di fuga. Certo che è davvero cambiato tutto. Non mi sarei mai aspettata che sarebbe diventato così. Passeggiando per quel prato, un tempo verde e rigoglioso, mi pervade uno strano senso di malinconia. Sembra così spoglio, così abbandonato adesso, quasi dimenticato. Un luogo fantasma, si potrebbe dire, invisibile agli occhi di tutti, nonostante si trovi proprio lì, davanti alla gente che cammina. Un fantasma, proprio come me. Ricordo che pullulava di persone, di ogni ceto sociale, di ogni età. Giovani e anziani si incontravano ai mercati per scambiarsi pensieri, poesie, per riflettere su questioni di ogni genere, per leggere in compagnia. Potevo percepire sulla mia pelle il senso di vita che emanava. Lo percepisco tuttora, quando vago per le stanze del luogo. Era il mio posto del cuore. È davvero cambiato tutto. Eppure c'è qualcosa che lo rende esattamente come era 2000 anni fa. Sarà il sole che filtra attraverso le ampie finestre, nello stesso modo di sempre. Sarà il ritmo dato dalla loro disposizione regolare e armonica. Per un motivo o per un altro, i mercati hanno conservato la loro magia, la stessa di cui mi sono innamorata la prima volta.